linguaggio che presenta le caratteristiche culturali di chi lo avanza. Il rimpasto. Il rimpasto. C'è da affrontare il tema drammatico dei giovani in Sicilia, il rimpasto. C'è da affrontare il problema, la sfida delle sfide della Sicilia produttiva, il rimpasto. C'è da contrastare una ripresa nel settore degli affari della mafia, il rimpasto. C'è da cambiare la burocrazia, che è uno dei tagli micidiali del mancato sviluppo della Sicilia, il rimpasto. C'è da rilanciare le nostre grandi vocazioni culturali nel mondo, il rimpasto. C'è da rilanciare le politiche sociali, i diritti sociali di cittadinanza, il rimpasto. C'è da modificare la sanità in Sicilia, il rimpasto. Ma ditemi voi, che prestaggio è questo? Come parliamo i giovani? Come scardiniamo il sistema di potere con questo linguaggio? Il rimpasto, il rimpasto, il rimpasto. Ecco perché c'è bisogno di questa energia. Sarà una sfida, ma è una bella sfida, perché il Partito Democratico non è di proprietà degli apparati, è dei cittadini, è dei cittadini. Vedete, il linguaggio del rimpasto è il linguaggio che tradisce una cultura. In Sicilia, per anni, le forze progressiste hanno oscillato tra due estremi. Il primo estremo, il consociativismo, maledetto consociativismo, quell'adattarsi al ribasso, e a forza di adattarsi al ribasso al sistema del potere dato, piano piano ha assunto le sembianze ed è diventato quella parte del Partito Democratico esso stesso un partito burocratico e clientelare, contratti anche di affarismo e di corruzione mafiosa. Prendete il modello ENA. Il sistema di potere regionale, molto scarso.